nella scorsa puntata. Continua il cammino dei nostri giovani poeti che, dopo una buona colazione e una buona passeggiata sulla costa, si rendono conto che qualcosa non va. Infatti, dopo una notte insonne, sui loro corpi trovano svariate punture di insetto che porteranno i nostri camminatori ad affrontare una tappa stressante. Ragazzuoli miei, buongiorno da me e dall'aria. Ciao Ari. Stiamo scendendo i nostri 4 piani di scale, giusto per riscaldare le gambe, e iniziamo anche oggi una nuova tappa. Andiamo. Abbiamo iniziato la nostra 6ª tappa Spagna-Italia, ancora insieme. Estamos en Blanes, dove abbiamo dormito questa notte in una struttura. Raga, abbiamo dormito alla fine con i sacchi a pelo, abbiamo tolto le coperte perché avevamo i nostri dubbi a riguardo, dato che era abbastanza sporco il letto. Comunque dai, abbiamo dormito abbastanza bene, stiamo riprendendo questo cammino e niente, oggi dovrebbe essere per ora l'ultima tappa sulla costa, perché tra un po', raggiunto il prossimo centro abitato, andremo in direzione Girona. Come stanno andando le punture di cimici da letto? Sta andando abbastanza bene, il prurito sta passando piano piano e speriamo bene anche nei prossimi giorni. Siamo pronti, Ari? Siamo pronti. Dai, mettiamoci in marcia e vediamo che ne viene fuori. Andiamo. Prima bella salitona che stiamo facendo, stiamo lasciando il centro abitato e stiamo andando su per la montagna. Ultimo saluto al mare e guardate qua come sta bello arrabbiato, lì in fondo si vedono le onde che si infrangono sugli scogli, c'è un sacco di vento, però dai, la giornata è bellissima, una delle migliori giornate che abbiamo preso fino ad ora. Ragazzuoli, abbiamo incontrato degli italiani. Che facciamo qua? Che state a fa? Casino! No, a parte il casino! Un torneo di calcio! Un salutone a Cristian che mi ha riconosciuto! Lorenzo! Un salutone a tutti! Matteo, il capitano della squadra! Oi! Lorenzo il vice! Mi raccomando! Lorenzo il vice! Forza Brescia! Forza Brescia! Forza tutto! Oh, vincete per noi! E finita la partita ve ne mette con noi in Italia a piedi! No, questo è un po' meno! Per i boschi noi andiamo, il punto di sosta noi cerchiamo, la spesa noi abbiamo fatto, e una rima, e nel bosco. Cuciniamo, arriviamo, va bene, dai, va bene. Cuciniamo. E dopo cuciniamo e mangiamo. Andiamo a vedere la nostra nuova casa qui su per la montagna. Dai Ari, oggi sarai tu a trovare il punto di sosta. Ok, sì, seguiamo la riva. Mi sa che ha ragione. Non so io che sono capace. Aspetta, c'è la strada? Ok, ti seguo.
le capre, le caprette. Ah, però abbiamo la vista strada da qui. Raga, l'Ari non si ferma. Mi sa che vuole arrivare in cima. Ah, guarda qua, qualcuno ci ha rubato l'idea, raga. Cioè, praticamente c'è un letto vecchissimo. Qualcuno avrà dormito qui per un bel po'. Vediamo un po' da qua. Non sembra male. Guarda un secondo. Sì, ci sta. Da qui, dalla casa, c'è uno spazio vuoto. Molto buono. Possiamo andare. Riesci? Madre mia. Aspetta. Mi sto allargando le gambe. Aspetta, ma schiappo già una gamba e ci sono. Madre mia. Ah, brava. Senza paura, là arriva il punto di sosta, a breve vedrà. Ta-tan! Eccolo! Oh, che bello che è, raga! Abbiamo anche il tavolino oggi. Che bello. Ci siamo accampati. Il posto ci piace. E finalmente, dopo 6 giorni di cammino, finalmente, dico finalmente perché ero un po' geloso di questo, dato che a me è venuta fuori il primo giorno, anche la Ari ha la sua prima vescica. Eccola qua, la sua prima vescica. Piccolina. Sei felice di questa bellissima cosa? È un'esperienza, no? Sì. Che bella, questa ti diventerà il dito più forte del tuo piede, sicuro. Siamo davvero felicissimi perché si sta benissimo qua, abbiamo un po' di sole, per il momento abbiamo quest'albero che ci copre e tutti gli alberi che ci coprono dal vento, perché c'è un bel vento forte. Qui abbiamo già aperto il nostro pannello solare, stiamo ricaricando la nostra pompa e luce. Così vitamina D. Andiamo a esattamente un po' di vitamina D? Ci poniamo al sole? Va bene, dai. Giovincelli, oggi abbiamo preso un pollo già pronto. Così semplicemente lo facciamo a pezzi e lo riscaldiamo in padella. Guardate qua che spettacolo. Ragazzuoli, abbiamo finito di mangiare poco fa. È vero però. Sì, è vero. Abbiamo finito di mangiare. Abbiamo appeso la luce qui, abbiamo un alberello che illumina la nostra tenda. Il posto è davvero magnifico. Non abbiamo insetti. Non c'è niente, tutto tranquillo, anche la temperatura è perfetta. È perfetta. Non arriva vento. Quindi siamo molto felici, abbiamo fatto bene a fermarci qua, adesso ci godiamo queste ore di relax. Relax. E mañana otra vez. A dopo. Buongiorno mondo. Buongiorno. Buongiorno patatina, buongiorno a te e a tutte le zanzare che abbiamo massacrato questa notte. La matanza di Texas. Mamma mia, raga, ho del sangue sulle mie mani e credo che è il mio sangue. Il Nazario, cada 2x3, e la tienda va.
Raga, questa notte, mamma mia, non so da dove entravano, la tenda è tutta chiusa, credo che entravano dai mini buchini che ci sono qui, nonostante fosse chiuso il tutto, e mi sono dovuto svegliare un sacco di volte e ho lottato con tutte le mie forze per riuscire poi a riprendere sonno. Abbiamo la tenda piena di macchie rosse, purtroppo, mi dispiace, ma è questa. Ari? Caffè? 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 Vada per il caffè. Accendo anche questo stamattina un po'. Così. Abbiamo qui la nostra caffettiera. Guardate qua che carina che è. E la torta di chiusa. Ah, oh, sì. Se vuoi ti prepara anche le uova. A pensarci bene, Ari sta passando le sette piaghe d'Egitto. 7 giorni. Con me per ora. Sta passando tutte, sta iniziando benissimo. Ari? Un urlo di vittoria? Dai che c'è. Che a chi si sente è il profumo del caffè. L'energia sferica di Goku. Stiamo solos. Per prima vez aquí en medio de la nada. Y la verdad que está muy bien. Ha ido a comprar un poco de pan y un po' de zucchero. ¿Zucchero? Zucchero. Así que vamos a cocinar un poquito de huevo para coger energía hoy y un poquito de café. Andiamo direzione Girona con molta forza y posiblemente no hago 40 kilómetros, pero no sé, a lo mejor puedo sorprender. Es un viaje diverso, por lo tanto, lo que vamos a hacer es disfrutar de las ciudades que vayamos viendo. Así que, quindi, disfrutarlo con nosotros. Vamos a hacer un poquito de huevo mientras Nats viene. Bueno, vamos a encender esto. Para cocinar el huevo. Muy bien. Un poquito de aceite. Esto es muy bueno porque con una botella de agua hemos puesto aquí todo el aceite y podemos echarlo de aquí. Es muy bien. Perfecto. Voy a coger una toallita. Esto 100% recomendable cuando viajéis en campings. Estoy cocinando. Mamma mia, che colazione, no? Sì. Wow. Questo è mio? Sì. Oh, questo mi encanta. È arrivato il momento di riprendere il nostro cammino, settima tappa in cammino per la Ari e per me insieme a lei. Salutiamo il nostro punto di sosta, è stato bellissimo dormire qui, a parte le zanzare di notte che hanno arricchito un po' il tutto, e quindi niente, dai, riprendiamo il nostro cammino. Il sole sta venendo pian piano fuori, ciao amico sole. Sta dalla nostra parte. Meno male, almeno lui, e vediamo che ne viene fuori. Sì, cuidado! Ui, meno male. Andiamo. Comunque, praticamente ieri abbiamo trovato anche un'altra strada che portava giù, e questa che è molto più semplice. Ecco, c'è.
Oggi per un po' non sarà bellissimo perché ci tocca camminare sulla strada principale. Meno male non ci sono tantissime macchine, però dai, non è proprio granché. E oggi com'è, festa? Sì, oggi è festa qui, macchina. Quindi tanti turisti, tutti i negozi sono chiusi. Che bello! A chi? Ai, dove vengono? Ah. Primera parada. Descanso. Adesso il corpo sta iniziando a sentire un po' la stanchezza e tutto quello che deriva dal portare lo zaino sulle spalle. Anche io ne sto sentendo un po' perché ci siamo fermati per un mese, quindi ripartire così si sente la stanchezza anche un po' nelle gambe. L'Ariadna si sta comportando davvero benissimo. Wow. Anche il corpo dell'Ariadna è bello tosto. Bella! Ah. Mamanos! Andiamo. Brava la mia patata. Issa! Perdona. Ciao. Come stai andando questa settimana di cammino per te? Bien. Una settimana di abitudine, no? Sì. Un hábito constante y muy bien. Mucha prueba porque también, ¿sabes lo que un poco no me gusta? El sudar, un poquito de frío, porque el cambio de temperatura. Anche, es vero, stai facendo un cammino molto duro. Un cammino molto duro, una settimana di prove per la nostra Ari. Hemos empezado fuerte, ¿no? Sí, brava Ari. ¡El Shambhala! Es una atracción de PortAventura. Centro abitato raggiunto. Dove siamo qui? Estamos en Vidreras. Vidreras. Chiedes un po' di... che ase. Mushi. Abbiamo superato i 15 km e direi che è arrivato il momento di cercare anche oggi un punto di sosta. Siamo vicinissimi a Girona, ormai non manca molto. E quindi sì, dai, abbiamo un bosco qui vicino. Quindi adesso raggiungiamo il posto più fattibile dove sostare. E per oggi basta così. Sì, per oggi... Basta. Hemos hecho todo carretera, toda strada, ¿no? Sí, hoy está bastante noiosa. Pero está muy bien. Sí. Hemos visto cosas muy diversas. Dai, ci siamo. Voy, attenzione, eh. E qua c'era una mano. Aguantami la mano un momento. Bueno. Libre. Camino despejado. Hay espinas aquí, ¿eh? Atención. Opa. Lari. Avventuriera. Ok. Questo è un buon posto. Perfetto, no? E anche oggi è andata. Abbiamo piazzato la tenda, ci stiamo preparando qualcosina da mangiare. Oggi mangiamo di nuovo un po' di pasta fresca con il sugo che ci è piaciuto tanto l'altra volta. Che bueno che stai. E ragazzoli miei,
7 giorni completati di cammino e indovinate un po', adesso stavo guardando la mappa e praticamente Ariadna ha superato i suoi primi 100 km. Questa è una tappa importantissima, mi ricordo i miei primi 100 km, ero felicissimo. Anche lei, guardate quanto è felice di questo. Molto, molto tranquilla. Primi 100 km in 7 giorni. Dai, è buono, dai, sei stata molto brava. Bravissima. Ah, ci siamo, dai, dai, primi 100 di 2500, 3000. 4000. Ragazzuoli miei, buon appetito. Il piatto pulito. E il piatto pulito. Buon appetito. Scotta? Prima. Anche gravare. Sì. Solo questo e poi possiamo come tacchi. No? Tu? No, no, tu hai, che sempre io come. Che te come il braccio? Come te la pasta? Ah, fai l'avione. Buona? No. Ragazzoni miei, siamo in tenda. Ciao belli. Abbiamo mangiato e direi che siamo arrivati alla conclusione di questa giornata. Sta andando abbastanza bene e dai, questo. Ari, vuoi dire qualcosa? Mettete un mi piace, condividere a questo video, iscrivete al canale. Detto questo, io e Nazi vi salviamo. Ci vediamo in il prossimo video. Oh, ciao belli!